Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale e oggi ci daremo alla pazza gioia cercando di arrivare a battere Delirium con Lilith. Lilith è un personaggio di merda che se non ha una run decente non supera i primi livelli, letteralmente. Infatti mi piacerebbe rerollarla, anche perché tanto, cioè alla fine è tutto nel reroll andare da Delirium o meno, o comunque la bontà della RAM arriva da un certo della RAM arriva da un certo punto. Mister Mega, una manina. Ci proviamo. Cioè, rischiamo di non andare dal boss con la carica. Però quantomeno uno ci prova. Cazzo, questo è tosto. Sarei potuto fuggire, ma non sono uno sciocco. Che è successo lì? Quante erano le bombe, scusa? Allora, lì l'abbiamo risolta in un modo o nell'altro. Ok, no, la carica probabilmente ce l'avremo. Cerchiamo di non farci colpire come beoti, perché io ne sono capacissimo. I minion sono ben accetti. Tutti i tipi di minion. Se troviamo i minion Brimstone, ancora meglio. E poi sarebbero ben accetti batterie, tutte cose. Tutto quello che mi può aumentare la velocità e la durata e la quantità di cariche totali dell'oggetto attivo. Si basa quasi tutto sull'oggetto attivo questo personaggio, perché non potendo sparare di sua sponte deve sfruttare una potenza di fuoco alternativa che è raddoppiabile grazie a quell'oggetto e anche triplicabile volendo, e quindi dobbiamo puntare alla triplicazione. Ok, boss è qua. Probabilmente posso arrivare a entrambi. Esatto. Questo è interessante per il proseguio. Ok, questo è come avere un 20-20 alla fine. O quasi. Se non riusciamo a non farci colpire qua, e per esempio troviamo un HP in più, è grasso che cola, che è un'immagine che fa abbastanza schifo, il grasso che cola, però se l'ho detto è così, chi sono io per... Certo, riuscire a fare tutto il piano bene e poi prendere danno dalle mosche rosse è da me. No, per fortuna non t'ho mica visto. Scusa, eh. Survivability. Magari avrete visto tutti, l'unico rincoglionito so io. Che l'ho lisciata proprio volutamente. Allora. Non sei carino con me. Simpatico amico Trollbomb. Ok. Le amiche cacche ci hanno salutato. Vediamo se basta. Ok, si basta. Servirebbe un filo più danno. Ma guarda, proprio... Un ciccinin proprio.
Monete. Monete. Fuggite, monete. Dai, arriviamo almeno a 5, almeno apro lo shop. Dai, dai, dai. Arriviamo a 5. Dai, niente. Penso che non ci arriviamo a 5. Allora, questi sono particolarmente fastidiosi perché si tenta di schivarli, ma si fa fatica a colpire. Come avete visto. Questo sta bene lì. Non può essere disinnescato. Ma dai, ma che salto hai. Ma dai, sì, ma dai, sì. Fammi il favore. Robe inutili. Centro solo nella speranza di. E invece. La mia speranza qui è riprendersi la chiave che abbiamo usato per entrare. In questo giro abbiamo perso 3 centesimi. No, 2 centesimi. No, 3 centesimi. Il costo di una chiave abbiamo perso. Per intero, oltretutto. Al boss l'abbiamo messo, sì. Non è che ci siamo scordati. Qua con lo curse off non vedo un cazzo. Allora, in teoria posso cadere. Per esempio. Ero abbastanza convinto non potessi accadere per il fatto che lui era sull'aria quando l'ho spawnato e solitamente quando è sull'aria quei portali si bloccano. Oh, ma ha sparato bombe? Per esempio, eh. Che magari ci finisci sopra. Per esempio, sempre. Così, esattamente. Ma sì, prendiamolo. Potrebbe funzionare? Sembra di sì. War of Babylon, in teoria, dovrebbe rimanere. Adesso abbiamo sì Brimstone. Però non spariamo velocissimi. E abbiamo poca vita. Merda, non spariamo velocissimi per un cazzo. Non facciamo niente di danno. Questa storia. Interessante. No, facciamo danno, ho detto una cazzata, dai. Però ecco, sì, forse siamo un po' sotto danno rispetto alla media. Raddoppiando siamo molto sopra. Molto sopra. Porca troia, voglio prima vedere la stanza degli oggetti. Poi giuro che ci penso, eh. Salve, sono sempre io. Assolutamente sì. Raddoppiare uno di sti cosi che in realtà scuda e oltretutto fa anche danno, oltre che a scudare. Non è, il problema non è scudare, il problema è che fa danno. Il problema inteso in senso buono. Dai, però, apriti, sedano. Cuori. Ti odio. Aspetta, con uno solo qua posso fare roba. Esattamente quello che intendevo. Qua posso. Dove sono finito? Ok. Qua posso anche decidere di fare. Allora, eh? Di fare così. Potevano uscire dei cuori di tipo diverso. Ma tu sei quello che spona. Allora non è problemissimo. Ce n'è uno, vero?
Gent Boy. Soldini. Perché non ho preso quella chiave? Non mi ricordo. Perché non ho preso quella chiave? Potevo prenderlo. Facciamo così, vediamo un attimo. Ecco, Battery Baby, per esempio, la butto lì. Questa la posso prendere gratis. Two of Diamonds va bene. Two of Diamonds va bene. Ah, questa stanza in realtà deve essere lì, ok. Ci sono. Abbiamo tre cuori, che sono un po' pochi. Non vorrei entrare nel patto se fosse così. Forse sì, perché se trovo qualcosa che mi ridà cuori. Sì, mi tocca farla. Questa comunque. Non ci hai dato effettivamente una carica. Però tu so che lo puoi fare. Soprattutto se vieni hittato, come si suol dire. Quindi vedi di farlo. Prima o poi, eh. Non era necessario, ma va benissimo. Non so come hai fatto a colpirmi, ma vabbè. Facciamo finta di sì, eh. Utile come un calcio sulle palle, più o meno. C'è una simpatica che... Tanto così, poi così. Callus non mi dispiacerebbe. È forse la prima volta che lo dico da quando gioca ad Isaac. Purtroppo non conosco il contenuto di quelle pillole e indi per cui lo eviterò. Abbiamo un Two of Diamonds. Molto interessante, soprattutto adesso. Molto interessante, soprattutto adesso. Che abbiamo la bellezza di, boh, tre oggetti. 7, 14, 21, 28, 35. Addirittura un bel po' di oggetti avremo. Da comprare. Si scende. Attualmente la RAM sta andando discretamente, dai. Quella è molto bella e la voglio. Siamo lenti, ecco. Una cosa c'è da dire è quella. Se c'è una cosa di cui mi posso lamentare, è quella. Io lo farò. Questa la devo prendere. Avete capito perché, insomma, ce ne sono due e se era un Bolts of Steel era tanta roba. Bravo, merda, bravo. Merda. Appunto.
Probabilmente no. Tanto il Ball of Steel ho già visto qual è. Danno ci sta sempre in quella stanza. Cioè, no, l'ho fatto vedere come si fa anche senza prenderlo il danno. Però è il minore dei mali. Bravissimo zio. Serve danno? Ho già detto. Danno. Ah, rallentano. Wow. Sai che ho fatto una cazzata? Quasi te ne è quello. No, scherzo. Ma non ci penso proprio. Dammi un'altra attiva, prova un po'. È una merda, lo so che è una. Forse non fa effetto. Tutta una cazzata. Perché solitamente ste robe fanno effetto. Wow. È che non so come colpirli adesso. Ciò mi complica la vita. Sì, cazzo. Sì che mi complica la vita. Bravo, bravo, mi fido di te. Fa niente. Una chiave per una chiave. Ha finito di girare come un coglione. Vedo. Preso una quantità di danni non giustificabile in generale. Mamma, siamo ancora con un buon tempo. Dammi anche tu cosa proprio. Tu me lo puoi dare, adesso ci penso. Forse no, effettivamente. Tutta una cazzata. Abbiamo capito che i cuori rossi ci saranno. Come lo piglio quello? Così. E neanche così, però.
Vieni, vieni. Faccio un po' di carte, no? Non carte entusiasmanti, eh. Cioè, proprio di quelle che ho, cazzo che carte. Però, su queste, non è che ci posso fare niente. Testa d'uovo. A me serve danno. Cioè, non ci posso fare niente. Non dovrebbe scalare. Tua madre non dovrebbe scalare. Non ho mai visto sta sinergia in vita mia, eh. Non so se è qualche modo che l'ha messa. Con un minimo di danno in più è una figata sta cosa. Ma almeno abbiamo visto qualcosa di nuovo in questa run. Mettiamola così. Allora, fatemi rimettere il microfono che è il... Sì, il microfono. Anche abbastanza veloce. Oh, allora. Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Non ci ho capito un cazzo. Questa. Penso che non morivo dalla puntata 40 da mamma, credo, una cosa del genere. Va bene, è una run stupida, ma mi tocca caricarla, giusto per farvi capire che oh, si sbaglia. Nonostante avessi Brimstone, avessi Tech-Hex, che sono i due miei oggetti preferiti, però ho fatto forse la cazzata di prendere. Cioè di raddoppiare lo sparo perché effettivamente è un casino. C'è un conto che c'hai Spoon Bender che comunque anche se spari storto rindirizza più o meno da... oppure se hai Tractor Beam che spari comunque dritto anche se hai... però spari due volte dritto, quindi tanta roba. Va bene ragazzi, questo è quanto. Spero che Aran vi abbia quantomeno divertito per le madonne che ho tirato e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.